Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. Cari amici, il cristianesimo è la religione della dimensione eroica. Anzi, possiamo dire in un certo qual modo che è per eccellenza la religione della dimensione eroica. Questa questione è una questione importante. Infatti spesso si constata che le parrocchie sono piene di bambini, un certo ritorno poi alla pratica religiosa si verifica in tarda età, ma gli adolescenti e i giovani tendono ad allontanarsi dalla fede. Tutto questo, ne sono convinto, dipende non poco da come viene presentata la proposta cristiana. Una certa mellifluità, una scarsità di dimensione virile permeano oggi l'annuncio cristiano e non meraviglia che i giovani prendano altre strade. D'altronde è proprio del giovane essere sensibile ad una prospettiva militante, ad una prospettiva combattiva dell'esistenza. Ma vediamo perché il cristianesimo è la religione per eccellenza della dimensione eroica. Molti conosceranno quel grande romanzo fantasy che è Il Signore degli Anelli, dello scrittore inglese Tolkien, che nacque nel 1892 ed è morto nel 1973. Si tratta, al di là delle intenzioni dello scrittore stesso, di una grande metafora della verità cattolica. Ebbene, dopo che Frodo, il protagonista, ebbe compiuto la missione della distruzione dell'anello, distruzione che aveva permesso di salvare la Terra di Mezzo e quindi la Contea, e dopo essere costretto a partire, dice a Sam, suo servo fedele: «Ho cercato di salvare la Contea ed è stata salvata, ma non per me». Deve essere spesso così, Sam, quando le cose sono in pericolo, qualcuno vi deve rinunciare, perderle, affinché altri possano goderle. E qui si chiude la citazione sulle parole di Frodo. Ebbene, non è difficile capire quanto, creando Frodo, Tolkien abbia pensato appunto alla figura di Cristo. Ricordo che Tolkien era un convinto cattolico. Gesù si immola per salvare gli uomini, salva il mondo e successivamente deve allontanarsi dal mondo. Ecco dunque l'ascensione. Il modello di Cristo è chiaro, è la donazione. Gesù, facendosi crocifiggere, soddisfa la giustizia di Dio e nello stesso tempo si offre per amore dell'uomo al posto di ognuno di noi. La dimensione eroica è chiarissima. D'altronde l'eroismo si misura proprio sulla capacità di sacrificarsi per far trionfare l'ideale. E l'ideale non è un'astrazione, non è un pensiero umano, non è un'ideologia, ma il perseguire il trionfo del vero, del buono e del bello. Il trionfo di Dio. Nel perseguire, cioè, la verità che l'uomo non inventa, ma incontra, riconosce e a cui aderisce. Solo il cristianesimo pone come modello per eccellenza il sacrificarsi per l'ideale. Solo il cristianesimo poggia sulla dimensione eroica. Una dimensione eroica che non è appannaggio di pochi, ma di tutti. Ogni cristiano, infatti, è chiamato ad essere eroe, perché ogni cristiano deve prendere come modello Cristo e la sua missione redentiva. Infatti, ad ogni santo vengono riconosciute le cosiddette virtù eroiche. L'uomo è fatto per cose grandi. Se non fosse così, non ne varrebbe la pena. La tristezza e anche la stoltezza della cultura dominante oggi sono il cercare di valorizzare l'uomo affermando nello stesso tempo la sua pietosa bassezza. Fare del piacere, dell'utile, dell'apparire, del potere, della ricchezza gli unici scopi della vita significa abbassare l'uomo, ridurlo a ben poca cosa. Ogni uomo è chiamato a volare alto, è chiamato in un certo modo ad essere un'aquila. Non importa ciò che si fa, non importa a quali imprese la provvidenza lo chiami, l'importante è perseguire il modello di Cristo ovunque si è chiamati a stare, anche in un letto di sofferenza. Un santo, costretto all'immobilità nella sua sofferenza, capace di offrire i suoi dolori per il Signore e per la conversione delle anime, vive pienamente la dimensione eroica. Ora, vedete, cari amici, di frasi stupide ne sono state pronunciate nella storia. Non è possibile farne un elenco, sarebbe lunghissimo. Ma una viene alla mente riferendoci a ciò che abbiamo detto. Il drammaturgo tedesco comunista,
Bertolt Brecht dice nella sua Vita di Galileo: «Sventurata la terra che ha bisogno di eroi». E invece è proprio il contrario. Bella è la terra perché ha bisogno di eroi, e fortunata la terra se annovera i suoi eroi. Prima abbiamo detto che l'eroe persegue l'ideale e che per ideale non si deve intendere un'astrazione soggettiva né un'ideologia, ma ciò che di più concreto si palesa all'uomo, la verità. Si tratta di un perseguire il trionfo della verità che non è dimenticanza di se stessi né alienazione, ma la massima realizzazione di se stessi. Nella canzone di Rolando, quando si parla della morte del paladino che ha offerto la sua vita per salvare la Spagna dall'invasione degli arabi, questi pensa a se stesso e alla salvezza della sua anima proprio nella piena consapevolezza della giustezza della sua battaglia. E così dicono le parole: il conte Rolando giaceva sotto un pino e aveva il viso rivolto alla Spagna. In quel momento fu assalito da molti ricordi, gli tornarono alla mente le terre valorosamente conquistate, la dolce Francia, i paladini suoi compagni, Carlo Magno, il suo signore che lo aveva allevato, e non poté trattenersi dal piangere e sospirare, ma non volle dimenticare se stesso. Ripeté il mea culpa e chiese a Dio misericordia. Unico e vero padre che mai mentisti, Lazzaro da morte resuscitasti e Daniele dai leoni salvasti, scampa anche l'anima mia da ogni pericolo, per i peccati di cui in vita mi macchiai. Offrì il guanto destro a Dio e San Gabriele lo prese, sopra il braccio reclinò il capo e giunte le mani esalò l'ultimo respiro. Dio gli inviò il suo angelo cherubino e San Michele del mare e del pericolo, insieme ad essi anche San Gabriele discese e con loro l'anima del conte portò in paradiso. Bene, cari amici, terminiamo qui e ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.